Un arresto e due denunce in stato di libertà, tre distinte operazioni dei carabinieri della compagnia di Como in tre diverse aree della provincia, tre diversi episodi di violenza in un caso sotto forma di atti persecutori. Proprio per questo reato, dopo ripetute denunce della vittima, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare sfociata nell'arresto di un cittadino bosniaco 54enne di Lasnigo. In base a quanto è stato possibile ricostruire dai militari di Asso, l'uomo incolpava il suo ex datore di lavoro di non avergli fatto percepire un risarcimento per un infortunio subito nel 2008. Ha iniziato ad essere molesto, si recava sotto casa dell'ex titolare anche bussando alla porta, causandogli un persistente stato d'ansia. Essendo stati documentati più atti persecutori, è stata emessa l'ordinanza che ha portato nelle scorse ore, come detto, all'arresto. I carabinieri della stazione di Albate ieri hanno denunciato in stato di libertà nel quartiere Comasco un italiano 61enne per aver picchiato il padre 91enne. Una lite sfociata in calci e pugni all'anziano, pare per futili motivi. Gli ha procurato policontusioni alla testa e agli arti. È stato medicato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, prognosi di 10 giorni. Da quanto è emerso, i due non vivono insieme e l'anziano sarebbe autosufficiente. Non è stato possibile capire perché la discussione sia degenerata in tale violenza. Infine, i militari di Cernobbio, dopo una breve attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne italiano. Da quanto ricostruito, in passato aveva maltrattato la moglie e lo scorso mese di febbraio avrebbe tentato anche un abuso sessuale nei confronti della donna. Quest'ultima ha poi deciso di denunciare l'episodio.